bene, oggi Arte e Cultura, ecco, si interessa di un evento, ecco, un po' particolare, un po' per tutti, possiamo anche dire. Siamo qui con il presidente Michele Magistro del CRAL, del dopolavoro ferroviario, quindi oggi un evento un po' particolare, quindi questa unione dei CRAL, hanno cominciato con questa mostra, ecco, concorso di pittura, ecco, di fotografia, e oggi invece, ecco, vedo che c'è un programma molto ricco, ecco, di cosa si tratta? È venuta un'idea ai 5 CRAL di Palermo, dopolavoro ferroviario, comune, provincia, INPS, AMAT, per fare questa giornata dedicandola più che agli aspetti singoli, alle famiglie. È una giornata intensa che si conclude una settimana che è iniziata giorno 10 con la mostra fotografica e pittura. Stamattina già abbiamo fatto la gara di ipotismo, poi adesso c'è la gara degli aquiloni che faceranno i bambini, poi più tardi c'è un momento di pausa e alle 15 iniziamo con il torneo di burraco e la partita delle famiglie, e c'è anche, diciamo, la partita del Palermo, che ci auguriamo che finisca bene, che è la cosa molto bella che ci emoziona più durante la giornata. Poi alle 18 è prevista la premiazione dei partecipanti che hanno aderito a questa iniziativa. Credo che sia uno dei primi momenti che noi stiamo facendo oggi e che cercheremo di continuare nel prossimo futuro, anche avendo la disponibilità da parte dell'istituzione che ci hanno permesso di fare questa giornata chiudendo il Parco delle Ferite, che è una cosa meravigliosa veramente. La passeggiata, che si vede la gente correre, la gente che cammina con la bicicletta, ma soprattutto la passeggiata. Ecco, questo è il nostro senso, quello di fare soprattutto un servizio alla cittadinanza e soprattutto alle famiglie, di un momento di svago sano e libero. Possono partecipare chiunque, diciamo, i ragazzi? Sì, sì, in questa fase abbiamo previsto la partecipazione di tutti, al di là dell'iniziativa dei CRAL che ho detto, però possono aderire anche i cittadini a questa iniziativa, non ci sono problemi. Quindi si possono scrivere come possono partecipare, voglio dire. Certo, l'iscrizione è importante perché la testa permette l'assicurazione, per quanto ci riguarda come associazione dopo lavoro ferroviario. Comunque, voglio dire, è libera, può aderire chiunque. Certo, è un impegno sociale, ed è un bene, ecco, per tutti, che appunto, ecco, questa unione dei CRAL danno, ecco, un'opportunità ai ragazzi di fare qualcosa a Palermo, ecco, di incontrarsi, di partecipare, quindi è un qualcosa veramente di sociale, importante. Sì, sì, sicuramente di sociale, anche perché diamo in modo, e nel futuro penso di organizzarci ancora meglio anche sulle attività sportive, e quindi dare un momento di svago ai ragazzi sano, e quindi coinvolgere più che altro delle attività atletiche, e quindi creare un momento di svago in queste giornate. Diciamo che è un impegno sociale, certamente ci costa anche in termini economici, però vediamo nel futuro come possiamo superare anche questo aspetto. Ok, allora grazie Michele Magistro, il presidente del CRAL del dopolavoro ferroviario. Grazie. Grazie a voi, grazie. Allora, siamo con il presidente Cesare Mattaliano, quindi del CRAL del comune. Ecco, quindi questa unione, ecco, dei CRAL porta sicuramente una grande iniziativa sociale, ecco, per i ragazzi, che oggi veramente Palermo ha bisogno di, ecco, di questi eventi. Assolutissimamente una grande manifestazione, così come pensata, ma anche per fortuna realizzata. Noi pensavamo con questa manifestazione di spegnere un po' i riflettori sulla quotidianità, cercare di far vivere questo parco e poterlo fruire. Noi abbiamo pensato a un'attività culturale, quella potesse essere quella della fotografia, della pittura, ma che sostanzialmente riprendesse questo momento di forte aggregazione. Abbiamo pensato di ridare un sorriso ai nostri ragazzi attraverso una gara di aquiloni, e non dentro il grigiore di una stanza con un Nintendo,
questo era quello che ci ripromettevamo di fare, e soprattutto di vivere, di condividere quelli che sono i grandi valori della nostra società, i valori portanti, i rapporti di amicizia e di famiglia. Credo che ci siamo riusciti con l'impegno di tanti presidenti, di tanti kral, ma di tanti che hanno fatto un lavoro oscuro, che però vanno sicuramente menzionati. Lo faremo nell'arco della giornata quando passeremo alle premiazioni. Grande soddisfazione quindi, perché il momento è stato forte attraverso una gara podistica che voleva anche questo uscire fuori dalla routine. Non era una corsa, ma era una passeggiata, cioè quindi proprio il chiudere questa manifestazione con un'attività soft, non la corsa giornaliera, lo stress giornaliero. Allora, ecco, siamo qui un po' con alcuni presidenti, ecco, dei CRAL, e con il professor Gaetano Taranto, quindi ecco, responsabile generale, ecco, un po' di questo evento. Da noi ci vediamo già da 20 anni, tutti quelli che siamo qua, i CRAL, tutti i CRAL sono impegnati sempre e profusi a dare una mano al CRAL con la famiglia. CRAL per noi si intende fare partecipare i ragazzi, fare partecipare le mogli, fare partecipare i mariti nelle nostre attività, che sono quelli di unire insieme. Il CRAL a primo sole ha un significato, CRAL a primo sole è la prima volta che per quest'anno noi stiamo uscendo e riteniamo avere fatto cosa grande ai bambini con l'Aquilone, assieme agli scout che sono maestri di vita nell'ambito della nostra città. I nostri colleghi hanno fatto maratona, tanta gente che ha 50 anni, 60, qualcuno anche oltre, ragazzi così giovani e così via. Così ci saranno stasera le colleghe impegnate al torneo di Burraco. Siccome oggi speriamo che Palermo vinca, ci vedremo la partita col Max Schermo, e quindi ben augurando. Poi abbiamo fatto una gara di pittura e di fotografia, più di 50 sono stati i partecipanti, abbiamo già è fatta la graduatoria dei vincitori, e speriamo che tutto finisce in bene, così come è stata riservata a Padre Eterno un pochettino di sole per noi. Ci ha illuminato tutti, ma anche i CRAL hanno illuminato un pochettino la nostra città, perché in città se non si muovono i CRAL non si muove alcuno. I CRAL fanno sacrifici, purtroppo però i colleghi spesso non sono molto solleciti e partecipativi, per cui noi un'organizzazione per 2000 persone siamo sì e no 300 se ci siamo, e quindi noi che abbiamo fatto un flop, però è un momento partecipativo, invitiamo i colleghi, ove i CRAL non dovessero partecipare alle attività, di partecipare in maniera così personale, e saranno ben accolti, tanto che le nostre manifestazioni di solito sono aperte a tutti. Grazie a voi dell'ospitalità. Drop it. Senti, senti qua maestro, bella questa musica che ora sento, come in un cassetto la donna nel mio letto, sempre tanto tanto brucia a me. Oh, how I hate to wait for a sign, to wait for the words that you wanna be mine.